Eccoci, pronti per una nuova puntata del nostro podcast in cui cerco di rispondere alle vostre curiosità storiche. Cuffia, microfono, Davide Savelli accanto a me con le domande di questa puntata. Di cosa parliamo stavolta? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. E oggi, professore, ci occupiamo di un argomento che chi più chi meno abbiamo sempre in tasca. Io meno. Ci scrive Anita. La mia domanda per Barbero è: quando sono nati i soldi? Quando e come è effettivamente avvenuto il passaggio dal baratto alla moneta? Allora, i soldi, la moneta. La moneta è un'invenzione tutto sommato abbastanza recente, e, cioè si colloca grosso modo nel VII secolo avanti Cristo. Come un'infinità di altre cose, nasce tra il Medio Oriente, il Mare Egeo e il Mediterraneo. La tradizione greca sapeva anche chi aveva inventato i soldi, era Creso, re di Lidia, il quale aveva talmente tanto oro che non sapeva cosa farsene e quindi l'ha trasformato in monete. Al di là della tradizione, fondamentalmente in effetti le monete cominciano a circolare appunto in Asia Minore e poi si diffondono nell'impero persiano, in Grecia e in India più tardi. Naturalmente però attenzione, non dobbiamo pensare che la moneta rappresenti una novità assoluta per cui prima si faceva soltanto il baratto e a un certo punto invece inventano la moneta. Come tante cose è un progresso graduale quello che l'umanità ha conosciuto. E cioè, prima della moneta coniata in metallo prezioso è esistita quella che gli economisti chiamano la moneta merce. In altre parole, qualche cosa che non è denaro, si tratta di merci. Ma queste merci vengono usate normalmente come mezzo di scambio, sostanzialmente. Faccio un esempio facilmente riconoscibile. La Croazia è entrata da pochissimo tempo nell'euro e quindi adesso in Croazia si usa l'euro, ma fino all'anno scorso si usava invece una moneta, l'oro, che avevano chiamato la kuna. E sulla moneta, se non so più quale delle loro monete, era raffigurata la cuna, cioè la martora. Questa parola significa martora nella loro lingua. E questo perché tradizionalmente presso questi popoli slavi, prima che arrivassero a concepire l'uso della moneta, gli scambi si facevano utilizzando appunto pelli di martora. C'è un esempio straordinario anche nella lingua russa. In lingua russa la parola pagare, il verbo pagare, si dice platits. E platiz ha la stessa radice della parola platie, che vuol dire vestito e anticamente tessuto. Cioè sostanzialmente quando i russi dovevano comprare qualcosa davano dei tessuti in cambio, ma non che fosse un baratto, era proprio usato come unità di misura sostanzialmente il braccio di tessuto. In Giappone cosa pensate che usassero? Il riso, naturalmente. Qualunque prezzo nell'antico Giappone veniva definito in termini di quante misure di riso costa questa cosa. Quest'altra cosa invece non la sapevo, ma l'ho scoperta appunto indagando per rispondere alla domanda di Anita. Pare che in Islanda, dove come dire, le risorse erano limitate, però di pesce secco ne avevano finché volevano, ecco, qualunque prezzo in Islanda ancora nell'Ottocento veniva tradotto in carichi di pesce secco. Poi la fase successiva è quella in cui si usano i metalli preziosi, ma prima di produrre la moneta si usano in lingotti, in barre. In Cina, fino agli anni 30 del Novecento, oltre a coniare monete, si usavano anche i lingotti d'argento come appunto unità di scambio. C'è anche Antonio che ha un quesito etimologico. Scrive: mi piacerebbe che il professore spiegasse le differenze di significato tra soldo, moneta, denaro, pecunia, quattrini. E anche, se possibile, vorrei sapere perché nel Medioevo il denaro veniva definito lo sterco del diavolo. Allora, differenze di significato. In realtà non c'è nessuna differenza di significato, vogliono dire tutte la stessa cosa, ma le differenze sono di etimologia, è questo che intendeva dire Antonio, no? L'origine di queste parole. La moneta è, devo dire, la più curiosa di tutte. La storia risale all'epoca dell'invasione dei Galli di Brenno che conquistano Roma e che è una storia che ancora ai miei tempi veniva insegnata alle elementari. Io lo so da quando avevo 6 anni.
le oche del Campidoglio, le oche sacre conservate nel Campidoglio, quando i galli arrivano per catturare il Campidoglio si mettono a starnazzare e quindi danno l'allarme e l'attacco viene sventato. Le oche sono allevate nel tempio di Giunone e quindi si ritiene che sia la dea Giunone che ha avvertito tramite le oche i romani del fatto che stavano arrivando i galli. E quindi Giunone venne onorata dai romani con un appellativo specifico, Iuno Moneta, che viene dal verbo che significa ammonire, avvertire. Quindi Moneta è un appellativo della dea Giunone. E dopodiché, quando anche i romani scoprono il denaro e fabbricano una zecca per cominciare a produrre monete, la mettono vicino al tempio di Giunone Moneta e quindi chiamano Moneta l'oggettino rotondo che viene prodotto da queste zecche. Le altre parole hanno ognuna un suo significato. Pecunia viene da pecus, il bestiame. È la stessa parola che noi usiamo quando parliamo delle pecore, no? Ecco. E quindi pecunia ci, come dire, fa riferimento a un'epoca in cui la ricchezza erano le bestie. L'epoca in cui Roma era una cittadina di pastori, era un villaggio di pastori e la ricchezza era composta dalle pecore. Peraltro c'è anche un'altra parola che ha la stessa etimologia, ed è feudo. La parola feudo, che a noi evoca qualcosa di completamente diverso, in realtà deriva da una parola germanica, feoch, fiach, che significa proprio il bestiame. In tedesco moderno ancora oggi è fiach, il bestiame. Vabbè, il denaro è la cosa più facile. La monetina di base nell'antica Roma si chiama asse. Quando fai una moneta da 10 assi, la chiami la moneta da 10, denarius. Quando fai una moneta da 4 denari, la chiami il quattrino, vale 4 denari e quindi è un quattrino. Tutto sommato la più interessante è il soldo, anche tenendo conto del fatto che questa parola ha avuto un tale radicamento, no, nella nostra lingua. I soldi è ancora nell'italiano di oggi la parola più comune, direi anche più che non denaro, no, i soldi. Chi ha inventato il soldo? L'ha inventato l'imperatore Costantino, il quale, dopo una lunga epoca in cui gli imperatori romani in piena crisi producevano solo monetine d'argento e neanche argento, schifosissime monetine di rame o di bronzo a cui avevano fatto vedere da lontano l'argento, per cui avevano una leggerissima copertura d'argento, ma erano nere queste monetine, ecco. In un'epoca che invece è di ripresa, prima Diocleziano, ma poi soprattutto Costantino, ricominciano a coniare la moneta d'oro. E la moneta d'oro è una moneta di cui ti devi fidare, è una moneta che garantisce il commercio, c'è il faccione dell'imperatore sopra, il peso è garantito, è una moneta solida. Costantino la sua moneta d'oro la chiama il solidus, che è un colpo di genio da ufficio stampa, ecco proprio, no? Ecco, questa è una moneta che tiene, state tranquilli, tiene talmente tanto che da solidus viene appunto il soldo e ancora oggi, 1700 anni dopo, noi usiamo questa parola. Poi Antonio voleva sapere dello sterco del diavolo, ma sì, non è che nel Medioevo continuamente andassero ripetendo questa cosa, anzi, forse lo usa più spesso Papa Francesco questo termine, però l'origine sembrerebbe effettivamente tardo antica, diciamo così, deve essere uno dei padri della Chiesa greci, San Basilio, che ha da qualche parte definito appunto il denaro lo sterco del diavolo. Poi, a dire tutta la verità, chi ha reso veramente popolare questa espressione è il nostro grande collega Jacques Le Goff, il quale ha scritto un libro sul denaro nel Medioevo, intitolato appunto Lo sterco del diavolo. Dopodiché, come dire Antonio, il perché è abbastanza chiaro. Anche se il mondo medievale è un mondo che progressivamente si abitua a usare il denaro sempre di più. E anzi, alla fine del Medioevo i soldi sono dappertutto, si compra tutto, qualunque cosa. È un mondo totalmente immerso nei soldi, però gli intellettuali medievali, i cristiani, conservano una certa consapevolezza del fatto che servire ai soldi è diverso da servire Gesù Cristo e che è un po' difficile star dietro a entrambe le cose insieme, ecco. E quindi se i soldi sono una cosa che, come dire, con la vera vita cristiana dovrebbe avere poco a che fare, del resto lo disse anche Gesù quando disse «Date a Cesare quel che è di Cesare», gli avevano chiesto se bisognava pagare le tasse. E Gesù disse «Date a Cesare quel che è di Cesare», che poi venne usato nel senso di dire «No, beh, anche Cesare ha dei diritti». In realtà è probabile che Gesù volesse dire «Quella roba lì con noi non c'entra, lasciatela allo Stato, noi con i soldi non c'entriamo».
Andrea vorrebbe sapere come facevano i piccoli stati italiani e quelli grandi come il Regno di Francia a battere moneta e soprattutto come facevano a fabbricarle. Vabbè, fabbricarle lo facevano allo stesso modo, che fosse il re di Francia che faceva battere moneta o l'imperatore Carlo Magno oppure un piccolissimo comune italiano, il meccanismo era sempre quello. Qui devo entrare in dettagli tecnici e io, come mi è già capitato di dire, non sono bravissimo a descrivere gli aspetti tecnici delle cose. Tuttavia, immaginate fondamentalmente che tu hai un tondino di metallo e su questo tondino di metallo devi imprimere delle immagini e delle scritte. Quindi hai due matrici, in negativo naturalmente, due matrici. Queste matrici vengono chiamate nel latino antico e medievale cuneus, un cuneo, no? Ecco. Per cui noi diciamo coniare una moneta. Tu hai le due matrici con le due facce della moneta, sono dei blocchi che stanno in piedi, te ne piazzi uno sul tavolo, poi ci appoggi sopra il tuo tondino di metallo, appoggi sopra dall'altra parte l'altro cuneo, poi ci dai una gran martellata sopra, nella speranza di non spiaccicare tutto, devi avere la mano giusta naturalmente, e a quel punto i due cunei imprimono le loro immagini sul tondino di metallo. Di questa cosa c'è un avanzo per quei pochi che sanno ancora il francese. Nel francese di oggi c'è un verbo comunissimo che è cogner, che vuol dire picchiare, pestare. Cogner, cuneare, è proprio l'equivalente di coniare. Quindi coniare una moneta significa pestarla in modo che ci rimanga impressa l'immagine. Sul tema soldi e dintorni ci sono arrivate diverse domande anche attraverso la newsletter di Intesa San Paolo, che sta raccogliendo a sua volta moltissimi quesiti per lei. Come quello di Laura, che scrive: vorrei chiedere al professore di parlare di quando e di come sono nati i mezzi di pagamento, soprattutto internazionali, che ancora oggi adottiamo, lettere di credito, assegni, eccetera. Questo è un problema che ha dovuto affrontare qualunque società del passato in cui fosse di uso comune la moneta. E quando in una società c'è la moneta vuol dire che c'è commercio anche a grande distanza, e commercio a grande distanza vuol dire che può capitare di doversi trasferire per fare acquisti anche molto lontano. Tipicamente immaginiamo una città italiana del Medioevo con la sua industria tessile, dove ogni giorno in città entrano carovane di muli cariche di balle di lana grezza, che poi in città verrà lavorata, trattata, lavata, filata, cardata e si produrranno i tessuti. Tutta questa lana dove la compri? È lontano. Se è l'industria tessile di Firenze, la lana, se va bene, la compra in Puglia e a un certo punto comincia a comprarla anche in Spagna, in Inghilterra. Quindi tu compri merci molto lontano. Come fai a comprare queste merci? All'inizio mandi uno con un sacco di monete che va, fa i suoi mesi e mesi di viaggio finché non arriva sul posto, attraversando i mari infestati dai pirati, le foreste infestate dai briganti, portando in salvo il suo sacco di monete. Chiaro che tutte le società di questo tipo, già gli antichi, per me è più familiare il mondo medievale, quindi gli esempi che mi vengono in mente sono relativi al mondo medievale, però comunque anche gli antichi romani facevano qualcosa del genere, e cioè: se io devo spendere una certa quantità di denaro a Londra, possibile che debba proprio andare a Londra col sacco dei denari? Non posso trovare un modo per evitarlo. E il modo per evitarlo c'è quando la società, l'economia è abbastanza sviluppata e ci sono delle società commerciali che hanno delle filiali. Sul mondo romano non credo che sappiamo tanto, ma c'erano anche allora. Per il mondo medievale lo sappiamo benissimo, una grande compagnia fiorentina o veneziana o genovese aveva le sue filiali ad Alessandria d'Egitto, a Costantinopoli, a Parigi, a Londra, il che vuol dire che se devo andare a Londra a spendere 1000 fiorini, non sono più obbligato a partire col mio sacco, ma io verso i 1000 fiorini a una ditta di Firenze che mi dà delle lettere per i loro soci di Londra. Vado a Londra con le lettere e riscuoto i soldi. Lo so che sembra banalissimo, è una cosa di una banalità assoluta, però è necessario che ci sia una ditta che ha una filiale a Firenze e una a Londra, ecco. E quella cosa al tempo di Carlo Magno non c'era, e invece al tempo di Dante c'era. Tempo scaduto. Oi. Va bene così. Grazie a tutti e alla prossima volta. E
E a conclusione di questo episodio vi ricordiamo che a Roma è possibile visitare 3 musei dedicati agli argomenti trattati. Il Museo della Zecca Italiana nell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in Via Salaria, il Museo della Moneta della Banca d'Italia presso Palazzo Koch e il Museo della Banconota, sempre della Banca d'Italia, in Via Nazionale. Indirizzi precisi, giorni ed orari di apertura sono facilmente reperibili su internet. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998.